là, tu Ilaria, nel bagno, sul mobile sopra il lavandino c'è la mia giusta, prendila e truccala. E tu Rita, vai, fanne foto a più non posso, dobbiamo fare tutto come stamattina. Vedrete che fra un'ora passerà. Madonna Santa, ma io ho paura! Anch'io non sono tranquilla, non è meglio chiamare un medico! Ma che medico! Ma che... amiche come voi, è meglio perdere che trovare! Andiamo, Ilaria ha ragione, andiamo! Laura, andresti di là ad aiutare tua sorella che sta rimettendo i regali nelle scatole per restituirle ai legittimi proprietari? Dice che io non sono buona a nulla, vuole essere aiutata da te. Sì, sì, però prima posso farti una domanda? Certo, Laura. Senti, ma devi rispondermi sinceramente, senza falsi buonismi. Certo. Che cosa ne pensi di questa faccenda di Paolo? Cosa ne penso? Penso che la vita è bella perché varia, che ognuno abbia il diritto di scegliersi la vita che più gli aggrada. Quindi non ce l'hai con Paolo per aver abbandonato Erika la mattina del matrimonio? Con Paolo? E perché dovrei avercela con Paolo? Ha trovato l'amore, pare un'americana. Paolo è un ragazzo con la testa sulle spalle che ha sempre saputo tutto quello che vuole della vita. Spero per lui che abbia fatto la scelta giusta. Certo, tu sei quella che si direbbe un animo nobile. Un'altra persona l'avrebbe mandato a quel paese. Ma via, sono cose che succedono, bisogna prendere con calma, con pacatezza. Non sono questi i veri problemi della vita. Senti, allora Vincenzina, mi faresti una cortesia? Ma c'è! Senti il suono di quel campanellino, lo vuoi sentire? Accidenti a te Paolo, ma guarda che razza di casino hai combinato per una zoccola d'oro! Hai sentito che bel suono indignante che hanno? Ho sentito, ho sentito! Ti venisse una diarrea fulminante per te! Non lo provi? Dopo, Vincenzina, no, ma che dopo? Secondo me quell'oggetto ha qualche proprietà nascosta. Ma che dici, Vincenzina? Dico che dopo che l'hai suonato ti senti più leggera, più serena, è come se ti fossi sfogata. Laura, mi verresti ad aiutare con i regali, non riesco a trovare le scatole. E tu che fai imparare come una baccalà? Vai a vedere se hai bisogno di qualcosa. Ma no, aspetta, aspetta, non c'è bisogno, ci sono le gemelline di là. E per quanto riguarda Erika, è di nuovo cambiato lo scenario. Cambiato lo scenario? Cosa vuol dire cambiato lo scenario? E non crede più di essersi, di doversi sposare. Oh, finalmente una bella notizia! Sì, aspetta un momento, mentre voi eravate di là, è scesa completamente vestita da sposa. Oh, mamma mia! Sì, credi di doversi sposare oggi pomeriggio. Adesso di là Ilaria la trucca, Rita la fotografa, insomma tutto come sta male. Senti Adriana, arrivato veramente l'ora, andava a chiamare questo dottore, vado, va. Chiamalo subito. Perché ti sposi, Erika cara? Lei ha detto
la verità. Voi oggi siete stati qui soltanto per curiosità, perché volevate sapere che succedeva ad Erika per andarlo poi a spettegolare a destra e a manca. Come faceste quando io e Oscar ci siamo lasciati? Come ci consideri? Non siamo così cattive! Sì, sì che lo siete! Sì che siete cattive! E siete anche gelose di Erika! Vieni via, andiamocene! Sì, andate, andate, andate via! Sì, ma stai tranquilla, quel campanellino ha la facoltà di far dire la verità a chi lo suona senza conoscere le proprietà. Noi lo conosciamo e non vogliamo nessuno. Adesso ci mancava pure sto campanellino magico, senti, io penso prima è occupata, non mi risponde nessuno. Vado a chiamare. Li leggerò dopo, ora sono troppo
di quello che farà la prossima volta. Ma con tutte le famiglie che c'erano al mondo, proprio a noi doveva capitare tutto questo. Cazzo proprio, eh? Qualcuno ti ha fatto altro? No, no. Senti, anzi, devo chiederti qualcosa che riguarda mio fratello Luigi. Rispondi gratis o devo preparare? Attenda a quello che dici, altrimenti ti preparo il conto di quello che hai mangiato da stamani. Azzo risponde gratis, però di là, perché Azzo deve bere altrimenti tutto cibo nello stomaco e Azzo fa proprio di sonno. Va bene, andiamo pure in giro. Non ho trovato nemmeno una panetteria per te. Sono andato al supermercato a prendere due tappetti. Novità? Oh, di tutto sta succedendo di tutto. E faresti meglio a chiedermi che cosa non è successo. È peggiorato. Ma no, ma che peggiorata, è ancora peggio. L'abbiamo sentito. Facciano morire nella propria mente la persona responsabile della sinistra, in questo caso Paolo. E poi che succede? Succede che quella persona non esiste più, morta, volatilizzata, e finalmente possono tornare a un nuovo mondo. Oh, l'avessi saputo prima. Ma se è successo tutto ciò? Allora vi... Cosa sta dicendo? Azzo vede, Azzo sente, Azzo... Non ti fa gli azzi suoi! Azzo mangia, Azzo beve, una bottiglia di ghiandi si è trangugiata, regina. Da domani, Azzo, digiuno lungo, lungo, almeno 6 giorni. Erika! Come state? Sto bene, non preoccupatevi. Sta bene, abbiamo parlato a lungo.
scusa. Guarigione non avverte mai, lei arriva e basta. Finalmente una perla di saggezza. Erika, ma come è successo? Sai, mi dice Vincenzina, ho fatto morire Paolo. Nella mia mente, intendo. Visto? E siccome ho 40 anni e tutta la vita davanti. Brava sorella mia, così si devono affrontare le difficoltà della vita. Azzo pregherà per karma di coraggiosa Erika. Gratis! Gratis. E poi domani riparte per Tibet. Nel santuario con le campane grinate. Gyotsol. Appunto Gyotsol, quando hai detto che parte l'aereo? Domani mattina ore 11, dopo cena di stasera, colazione di mezzanotte, colazione dell'alba, merendina di metà mattinata. Accidenti, ma questa non è una monaca, è un genitore. Campanellino, stregoneria. Ma insomma, mi volete spiegare? Non capisco. Ora ti spiego, questo campanellino ha la proprietà di far dire la verità a chi lo suona. Ma dai, sì, non ci posso? Adesso te lo dimostro. Oscar! Oh, grande nell'appartamento senza spiegare. No, non lo sapevo. Con la
la grande partecipazione di Angelo Di Muro, perché c'è stato vicino, avevamo bisogno di uomini che non ci sono. Ci volevamo ringraziare veramente con affetto l'Università Popolare, che ci permette di realizzare un sogno, un modo per ritornare bambini, una voglia di scaricarsi, una tecnica terapeutica, il piacere per il teatro, mille cose. Allora, ringraziamo principalmente Rosetta Berardi, perché è l'anima dell'Università Popolare all'interno della Notte di Mezzo. Dove potete lasciare un contributo, grazie.